Le chiedo di che ha qualche notizia di Chico Forti, qualche novità? Guardi, qualche novità, come lei magari non sa, ma insomma c'è un iter che è abbastanza complesso per il trasferimento. Stiamo cercando di chiaramente eseguire tutti gli adempimenti nel minore tempo possibile, non dipende solamente da noi. Io posso solamente reiterare il mio appello anche a tutte le istituzioni, diciamo, della Repubblica, per garantire a Chico di poter rientrare il prima possibile in Italia, ma stiamo seguendo quotidianamente. È un obiettivo importante che abbiamo raggiunto e chiaramente bisogna continuare a essere concentrati finché, insomma, non avremo completato il trasferimento.